Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. La Roma ha vinto 3-1 con l'Inter, poi ha perso 2-0 con la Lazio, quindi ogni partita va interpretata e va giocata. Poi chiaro che la Lazio l'altra sera per vincere 2-0 contro la Roma ha disputato un'ottima partita, questo è pacifico, però se ragioniamo così dovremmo non andare neanche al ritiro stasera, non presentarci al campo, no? Cosa invece vogliamo fare ancora di più proprio per questo motivo, no? Perché dobbiamo misurarci contro una squadra che sta facendo molto bene, che anche in campionato domenica scorsa ha vinto una partita pur non giocando, non esprimendo grandi valori, però ha raccolto il risultato pieno. Questo dimostra ancora di più il valore dell'avversario e dobbiamo andare in campo con questa coscienza. È pacifico che bisogna dimostrare ancora di più e fare ancora di più di quello che è il solito, perché il solito recentemente non è bastato, no? Quindi bisogna ancora incidere ancora di più nella partita in tutti i sensi. Dal punto di vista dell'interpretazione, quella che abbiamo fatto a Genova è stata una partita positiva, dobbiamo essere ancora più convinti anche in fase offensiva e determinati, perché squadre come la Lazio, squadre forti, sono squadre che concedono poco, quel poco che concedono bisogna assolutamente sfruttarlo. La Lazio è una squadra che segna molto nel secondo tempo e voi, come insomma, si sa, si è scritto eccetera, faticate insomma un po' tanto dal punto di vista difensivo negli ultimi minuti. Avete lavorato su contromisure? Lavorare su quel tipo di discorso lì è difficile pensare di fare qualcosa di più se non essere più attenti, essere più lucidi anche nel momento in cui si va un po' in fatica, no? Un po' in affanno, è questo che bisogna essere bravi, e quando tu il tuo motore lo spingi al massimo e sempre, è chiaro che ti abitui anche a saper gestire le curve in maniera differente oppure l'alta velocità in maniera differente. Se tu invece il tuo motore non lo spingi mai al massimo, è chiaro che poi quando ti trovi ad andare a velocità eccessive puoi subire e rischiare di andare a sbattere, no? Questo è semplicemente il modo in cui bisogna lavorare e bisogna colmare quelle lacune. Destro in questo discorso come si situa? Cioè, nel senso, intanto se recuperate come? Cioè, come sta, no, eccetera? Direi che sta pronto per partire dall'inizio. Non ancora, diciamo, al top forse, nel senso che è un problemino che magari qualche cosina lascia sempre, no? Nel senso che magari senti e poi passa, senti e poi passa, però è a disposizione, si è allenato in questi giorni, quindi io non, dal punto di vista fisico direi che se non al 100% è molto vicino, insomma, in quello che riguarda il recupero, perciò è assolutamente a disposizione. Ed è pronto a sprintare, cioè andare veloce come diceva lei prima? Tutti devono essere pronti, abbiamo qualche mancanza, qualcuno abbiamo recuperato come lui, come Maietta, quindi abbiamo bisogno di tutti in questo ultimo pezzo di campionato, più saremo e più staremo bene, più avremo sicuramente vantaggi e dobbiamo mettere in luce tutte quelle che sono le nostre capacità in queste ultime 13 partite che sono rimaste. Perché c'è tanto da fare, c'è tanto da migliorare, c'è tanto da crescere anche in termini di classifica e dipenderà molto da quello che noi esprimeremo. Lo chiedo, ma immagino che non ci sia un numero, però c'è un obiettivo, appunto, un traguardo che vi siete. L'obiettivo è banale dirlo, no? Ma è quello sempre di fare più punti possibili. Come potrebbe uno dire qualcosa di diverso da questo, no? È abbastanza scontato, poi magari uno può sembrare anche un po', come dire, sciocco nel dire qualcosa di questo genere, però ci sono 3 punti in palio in una partita,
ogni partita ce la giocheremo fino al 95esimo, quindi possiamo raccogliere punti noi come li possono raccogliere gli avversari. Noi dobbiamo essere bravi a rendere la vita dura agli avversari e a fare in modo che quei tre punti, per portarceli via, dovranno veramente sudare le cosiddette sette camicie. Quindi tutto il resto sono solo chiacchiere da bar, che quando sento dire un campionato che può dare stimoli relativi, cioè, a me fa veramente venire, come vi ho già detto, la rabbia dentro, perché e comunque dobbiamo farle queste 13 partite, perché dobbiamo farle risparmiando una corsa, risparmiando un sacrificio, risparmiando qualcosa. Non dobbiamo risparmiare nulla, perché risparmiare qualcosa vuol dire non fare fino in fondo quello che era il proprio mestiere, la propria professione. E se uno ragiona in questi termini è un giocatore non di seconda ma di terza fascia. Ma mi ricollego a quello che hai appena detto e alla tua metafora motoristica di prima, cioè che bisogna andare ai 100 all'ora per imparare anche a gestire poi le curve nei momenti in cui fai più fatica. Ecco, noi abbiamo registrato ieri questa cosa, ma che tu hai detto in questa serata, che aveva altro argomento, ma tu hai la sensazione che questa squadra, cioè te lo chiedo, ma l'hai un po' detto in quel contesto lì, cioè non abbia la percezione di questa intensità massima che servirebbe in questa fase? No, ma io, allora, mi piace che ci sia qualche infiltrato, no? come a volte accade, ma di queste situazioni qui ne avrò vissute almeno una cinquantina, quindi... È solo una considerazione che faccio durante, dopo un allenamento, dopo una partita, durante la settimana, sono considerazioni e riflessioni che faccio, probabilmente è meglio farle in silenzio e non farle sentire a nessuno, perché poi dopo vengono sempre comunque utilizzate o strumentalizzate, ma la cosa non mi mette più preoccupazione di quello che mi è già capitato in tante altre occasioni. È chiaro che voglio, il mio obiettivo è sempre quello di tirar fuori il meglio e il massimo da tutti i miei ragazzi, dalla mia squadra, e quindi questo mi piacerebbe che loro comprendessero che bisogna cercare di raggiungerlo in ogni situazione, in ogni allenamento, no? Semplicemente quello, poi il resto può essere, come dire, colorato o colorito come uno meglio crede e dargli i risvolti che meglio crede, però mi fermo semplicemente lì, ripeto, mi è successo tante volte da calciatore prima e da allenatore, quindi non è una preoccupazione così evidente per me, insomma. Capisco, no, l'unica precisazione, non ero un infiltrato, ero un giornalista del mio giornale, con tutto qui, ecco, cioè. No, ma perché si è usato da fonti trapelano, allora sembra quasi che ci sia qualcuno. C'era un giornalista. In quel senso lì, ma cioè, se avessi qualche problema a dire qualcosa, non lo direi, soprattutto davanti a una platea di, non so quanti erano, 60-70 persone, quante erano, che con il calcio giocato hanno un interesse relativo, no? Però era soltanto per portare un esempio in un contesto dove l'importanza di ciò che si stava facendo andava ben oltre a quello di un allenamento fatto bene o male, perché lo scopo era assolutamente più importante, no? Perciò era solo usare un termine e un paragone calcistico in una circostanza che veramente toccava i sentimenti di molti, no? Perdona, ma al di là di quello che hai detto l'altra sera, però secondo me è grave che questa squadra non capisca e non cavalchi l'onda di questa situazione tranquilla, perché tranquillo nel calcio non c'è nulla, perché è il momento in cui sei tranquillo troppo poi dopo molli, ma è quello che mi sembra che succeda nell'ultimo mese, cioè una squadra un po' sazia. In tutta onestà, cioè, se vado ad analizzare le ultime partite, lasciamo fuori forse la partita con Napoli, che ha dei risvolti particolari, ma che poi anche in termini di impegno e di volontà hanno dimostrato, comunque questi qui sono ragazzi che non si sono mai tirati indietro, perché a Genova hanno fatto la partita che hanno fatto, contro il Milan, pur essendo per un pezzo di partita in 9 contro 11, comunque il Milan ha fatto semplicemente 2-3 ripartenze,
Ma dopo sul piano del gioco, sul piano dell'impegno, sul piano dell'intensità non siamo stati inferiori. Poi dopo, oltre a quello, ci vuole anche dall'altro, Pacifico, anche con la Sampdoria, insomma, non siamo stati inferiori alla Sampdoria, abbiamo lottato, abbiamo tenuto botta, abbiamo anche cercato di arginare i momenti complicati, ma nessuno di loro si è mai tirato indietro. Poi magari c'è quello che può aver fatto una prestazione più o meno bella rispetto ad altri, però io credo che loro non si siano mai risparmiati in nulla. Poi è chiaro che questo non è sempre solo sufficiente, però sembra quasi che adesso venga fuori un quadro di una squadra che fa le cose così a mezzo servizio. Non è così, non le fa a mezzo servizio, che poi io pretenda e ci sia la possibilità di avere ancora più intensità, questo Pacifico, ma non siamo mai, a mio parere, stati inferiori agli avversari dal punto di vista dell'impatto, della voglia di correre, di faticare, di soffrire. Da quello che hai detto su destro mi sembra che l'ipotesi delle due punte un po' perda consistenza, o è un'ipotesi che tu hai, che tieni possibile? No, è tutto fattibile. Io credo che questi siano i momenti dove l'aspetto tattico abbia una rilevanza relativa. Tu devi entrare convinto di fare una partita di un certo tipo, questo, e questo sopperisce ai moduli, a tutti i moduli possibili e immaginabili, no? L'esempio della Juve penso che sia abbastanza calzante, no? Dove a un certo punto ha cambiato, mettendo giocatori che a giudizio di tutti difficilmente potevano giocare, no? in quel ruolo, e poi invece quando c'è la disponibilità, la voglia, il gusto di fare qualcosa di diverso, anche viene fuori quello che viene fuori, e questo dà continuità al tempo e dà continuità anche dei risultati. Soprattutto per le squadre che hanno un bagaglio tecnico, un materiale umano di un certo peso, e questo vale per noi, vale per tutti. A proposito, c'è la possibilità che la difesa venga schierata a 3 o si continua con 4 uomini dietro? Ma c'è la possibilità che giochi a 5, a 4, a 3, queste sono le 3 possibilità, e adesso oggi e domani mattina vedremo di rifinire tutto. È una squadra che ha la possibilità di farlo? Cioè, nel senso, come uomini e soprattutto a disposizione, nel senso che siete un po' in emergenza. Esattamente quello che ho detto un attimo fa, no? Se c'è la disponibilità, la convinzione di poter fare una cosa, non deve spaventare nulla. E poi l'interpretazione che si deve dare, che deve essere convinta, no? Poi nella convinzione ci stanno anche degli errori, il Pacifico, ci mancherebbe altro, insomma, no? Si vedono. Noi spesso diamo peso e risalto chiaramente a quello che noi facciamo, poi dopo. Io stesso, no, do rilievo ad una situazione, ad un errore anche abbastanza sciocco fatto magari da qualche interprete, poi lo vedi in altre squadre e dici: ma com'è possibile? Guarda lì cosa ha combinato, no? Guarda che ha fatto quello, e magari sono squadre oppure giocatori che hanno anche un peso diciamo specifico superiore alla media, però accade. Ma al di là del fatto che possa accadere un'ingenuità, una sciocchezza o un errore, però l'interpretazione deve essere quella convinta, e quando sei convinto di fare una cosa sicuramente la fai al meglio delle tue possibilità, no? Questo. C'è un giocatore che si sacrifica sempre tanto e sta lavorando tanto, che è Krejci. Per questa gara c'è la possibilità che rifiati, oppure è un giocatore di cui il Bologna, questo Bologna non può fare a meno? No, questo Bologna non c'è secondo me nessuno che è imprescindibile. Non c'è nessuno, e i fatti parlano un po' da soli, insomma, no? Ci sono giocatori che magari solo un mese fa, nel mercato di gennaio, magari un po' mugugnavano perché non avevano grande spazio, adesso poi si trovano ad essere titolari. Questo dimostra tutto, no? Dimostra quello che deve essere l'impegno, dimostra quello che deve essere anche saper aspettare, avere la pazienza giusta e soprattutto non mollare mai, perché andando via da qui non è che dalle altre parti ti garantisca niente nessuno. Magari puoi partire la prima partita perché sei, come dire, un giocatore nuovo e quindi deve e vuole essere visto nel contesto
in cui si inserisce, però poi se l'atteggiamento non è quello giusto ti trovi ancora fuori. Abbiamo avuto esempi noi, no, di giocatori che sono andati via e poi sono andati altrove e anche altrove hanno fatto fatica. Così qua può succedere e sono ben felice quando accade il contrario, perché non è dare conferma solo in negativo a ciò che un allenatore o chi deve scegliere fa, ma io la cosa, per me la cosa più bella è quando mi ricredo. Mi è successo tante volte nella mia carriera di allenatore, da calciatore magari un po' meno perché è una visuale differente, ma da allenatore la cosa più bella è quella di ricredersi su determinati giudizi anche sui giocatori, no? E questo è estremamente positivo. Mister, i numeri nelle ultime 16 giornate, quindi quasi un girone, dicono che i vostri attaccanti hanno segnato solo 3 gol. Reparto offensivo, dico gli attaccanti, le punte. Che lettura dà di questa situazione? Lavorano in maniera diversa per altre cose? Sono imprecisi? No. Manca magari qualcosa in termini di convinzione? È sicuramente una mancanza, è sicuramente un difetto che abbiamo lamentato in queste 16 partite, no? E quindi bisogna ancora di più convincersi, lavorare in questo senso e avere veramente questa determinazione feroce ogni volta che si arriva in circostanze propizie nell'andare a chiudere, perché poi alla fine è vero che posso anche tirare 10 palloni fuori dalla porta, no? Però comunque ci ho provato per 10 volte e per 10 volte ci sta anche che magari una o due possa entrare, ma quando ci provi solo 2 volte le percentuali si riducono moltissimo e noi a volte siamo un po' troppo titubanti in questo, no? Un po' troppo timorosi. Timorosi nello sbagliare. Sbagliare per andare a concludere non è mai una cosa errata, è una cosa che mi piace. Poi dopo che la palla vada dentro o meno, no, però io voglio che ci siano alla fine veramente 10-15 conclusioni in porta. Poi faremo il conto su quello che sarà la precisione o meno, però l'intento deve essere quello. E noi a volte non ci proviamo, arriviamo anche lì, c'è lo spiraglio, a volte lo cerchiamo in maniera troppo pulita, troppo precisa, ma quando tu vai a concludere in maniera precisa e pulita, anche il portiere ha la possibilità di piazzarsi in maniera precisa e pulito. Quando invece lo sorprendi perché è un tiro, come dire, accelerato, lo prendi in controtempo e fai magari anche dei gol, come dire, banali, ma proprio perché il portiere non lo trovi nelle condizioni migliori, no? Esatto, come Zema, ma gli stessi due tiri, i due gol che abbiamo fatto, non tanto quello su punizione, perché insomma quello è un calcio da fermo, ma il gol che ha fatto il Genoa è un tiro che non ti aspetti in quella circostanza lì, perché c'è il giocatore comunque davanti e invece improvvisamente ha fatto partire il missile che ha preso controtempo in maniera inaspettata la difesa del portiere e va dentro, pur non essendo magari un tiro perfetto all'incrocio dei pali, no? Si è parlato delle vostre distrazioni, dei gol concessi alla fine, così a Genova probabilmente le occasioni nelle quali siete stati più in difficoltà le siete tra virgolette quasi andati a cercare, cioè l'azione di Simeone all'inizio del secondo tempo, quella dell'espulsione di Zorosidis, perdendo palloni in uscita neanche troppo sotto troppa pressione, è qualcosa su cui state ancora di più lavorando? Sì, sono dettagli che abbiamo analizzato, a volte siamo un po' troppo frettolosi anche nell'andare a cercare una soluzione che non ci sta, no? Quindi a volte le scelte non sono quelle più azzeccate, però che non sia la scelta azzeccata ci può anche stare, non ci deve stare che invece quella scelta, oltre a non portarti dei frutti, ti causa poi anche il rischio di subire, no? E noi in questo ogni tanto ci cadiamo in maniera un po' troppo facile, lì ci vuole veramente ancora più attenzione. Ma nello sport perdere allena perdere e vincere allena vincere, come fa questa squadra a ricordarsi, è successo un mese e mezzo fa, però voglio dire, poi
deve ritrovare questo piacere. Sì. Chiaro che domani oggettivamente abbiamo una partita complicata, ma lo saranno tutte però. Ma bisogna fine. Trovarlo, bisogna trovarlo, no? Bisogna trovarlo. Dire che mangiare, continuare a mangiare e poi ti faccio venire ancora più appetito è un po', come dire, diventa un po' una frase fatta, no? Probabilmente, anche se c'è molto del vero. Ma non è che abbiamo vinto l'ultima volta 8 anni fa, no? Quindi si lavora, si gioca e si fatica per quell'obiettivo. E quindi quello che è successo una settimana fa a me interessa poco, a me interessa quello che c'è domani. E domani vado in campo, so di andare in campo e con l'intenzione, la voglia e il gusto di centrare l'obiettivo, che è quello di vincere. Poi vedremo come andranno le cose, però questo deve essere nello sport ancora di più rispetto che la vita di tutti i giorni, perché comunque anche la vita è fatta di queste cose, no? Senti, Maietta si infortuna spesso ma poi recupera alla velocità della luce. Ecco, noi domani lo diamo per assolutamente guarito e quindi pronto a giocare, perché poi questo insegna la sua storia in carriera, che quando è pronto di solito gioca, ecco. No, ha fatto giovedì ha fatto il secondo tempo, abbiamo giocato 20-25 minuti, quindi, però direi che le sensazioni e le risposte sono state positive. Mimmo è un ragazzo che è un, come dire, il suo percorso è stato un po' costellato da questi problemini e quindi bisogna saperlo accettare e credo che domani comunque sia assolutamente a disposizione. È chiaro che tocchiamo ferro, mi auguro che non ricada più in problemi muscolari come ha avuto recentemente, però insomma non è un giocatore da un passato immacolato da questo punto di vista, deve solo pensare di allenarsi bene. Tutti quei generi di infortuni lì, secondo me, si riescono a compensare nel momento in cui tu ancora di più hai cura di te stesso e negli allenamenti e soprattutto nella vita quotidiana. È solo così che riesci a diminuirli, no? A far sì che cadano meno frequentemente. E di Inzaghi si può dire solo più bene del mondo, nel senso, mi sembra che sia un ragazzo che poi curiosamente il calcio è frutto anche del caso, se pensi che stava per andare su un'altra panchina quest'estate. Beh, insomma, ma la vita è fatta di episodi, no? Sliding door insegna un po', no? In questo senso, no? Basta prendere una porta a destra e una porta a sinistra, vuol dire aprirsi un'opportunità piuttosto che un'altra. Magari essere andato su un'altra panchina avrebbe voluto dire comunque un'annata importante da un'altra parte, oppure no, questo fa parte un po' dell'imponderabile. Una cosa è certa, che con la Lazio sta facendo molto bene e quindi bisogna riconoscergli tutti i suoi meriti, perché direi che ha un po' ad oggi sconfitto tutti quelli che avevano e nutrivano un certo scetticismo nei suoi confronti, quindi complimenti a lui. No. Ma tutti hanno sottolineato, credo giustamente, la sua grande capacità di lettura tattica della partita. Poi, come si dice, come molte volte quando il Bologna ha vinto adesso qualche periodo fa, abbiamo tutti sottolineato le tue doti di grande stratega. Ecco, ma quanto incide un allenatore poi in queste prestazioni? Perché l'altra sera tutti hanno giustamente detto ha dato scacco a Spalletti dal punto di vista tattico con alcuni cambi, ecco, alcuni movimenti, insomma. Beh, io direi che la partita non l'ha vinta con i cambi l'altra sera, la partita l'ha scelta, l'ha vinta con l'atteggiamento che la squadra ha avuto e che è riuscito a dare, e oltretutto sono quelle partite, derby soprattutto, che non hanno bisogno di particolare carica emotiva, no? La Lazio ha fatto tutto quello che doveva fare, l'ha fatto in maniera ottima, egregia, tant'è vero che la Roma ha trovato le difficoltà che ha trovato, anche se poi qualche opportunità l'ha avuto anche la Roma, però ha giocatori veramente di qualità, di forza fisica, e questo l'ha messa in campo e ha fatto veramente bene fuori la partita che è venuta fuori. Insomma, non vinci 2-0, anche se poi è vero che è una partita di Coppa Italia, con la partita di ritorno tutto è ancora in discussione, però Lazio ha per usare un termine, come diceva il mio vecchio allenatore, un bagagliaio importante, quindi
e quindi insomma non è così difficile pensare di vedere prestazioni di questa levatura. Domani questo dovrà essere un incentivo in più anche per noi, perché la Lazio, se preme sull'acceleratore, è veramente una squadra tosta e noi non possiamo mollare di un millimetro, non dobbiamo essere da meno di un millimetro. Poi dopo su quel piatto metteremo anche la differenza di qualità tecnica e vediamo se loro saranno più bravi di noi o no. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.